come individuare possibili numeri primi. Ponendo come n la successione di numeri naturali, che utilizzerò come sequenza di divisori, poniamo m a n l'insieme dei multipli di 2, 3 fino ad n, come un'unione. Definiamo m' il sottoinsieme di elementi iscritto in m a n, come componenti definite come m a n inferiore o uguale a minimo comune multiplo di a n. Ho definito un campo da 1 a minimo comune multiplo di a n dove ho costanze ripetibili nei divisori, quindi posso determinare che in una posizione di m' un numero sarà di sicuro divisibile. E così in ogni ripetibilità di minimo comune multiplo di a n. Esempio, minimo comune multiplo a n più minimo comune multiplo a n più m' uguale numero divisibile per almeno un divisore di a n. Sono da considerare tutti i valori di m a n inferiori al minimo comune multiplo dei valori di a n. Esempio, n uguale 3, minimo comune multiplo di a n, cioè di 1, 2 e 3, è uguale a 6. Quindi sono da considerare i valori inferiori o uguale a 6 in minimo comune multiplo di a n. Ho creato così un insieme di numeri m' che sono le posizioni in ogni multiplo di minimo comune multiplo di a n, dove un numero sarà sempre divisibile. Ogni due numeri un numero è sempre divisibile per 2, ogni tre numeri un numero sarà sempre divisibile per 3. E quindi, su minimo comune multiplo a n, in questo caso 6, questo insieme di ripetibilità è costante. Definiamo m secondo come l'insieme complementare di m' in m a n, utilizzando anche uno nell'insieme di m secondo, ma senza utilizzarne i multipli, perché anche in quella posizione un numero n non è divisibile per i valori di a n. Si vuole dimostrare che p uguale m a n, minimo comune multiplo di a n più m secondo è un possibile numero primo in ogni valore di m secondo. Definiamo b come minimo comune multiplo di a n. N, che ho considerato come un numero naturale, meno alfa volte b, fino a portato ad un valore inferiore o uguale di b, è uguale a c. Con alfa intendo che se sottrago ad un qualsiasi numero naturale x volte b fino a portarlo ad un valore inferiore o uguale di b, ottengo c. Se c è un valore di m', che è compreso tra un valore di m', n non è un candidato numero primo, possibile numero primo, cioè non è un candidato primo. Se c è compreso tra un valore di m secondo, n è un candidato numero primo. Qui voglio dire che se c fa parte di un valore di m', un numero non può essere primo perché è divisibile per almeno un divisore di a n. Che se c è un valore di m secondo, non essendo divisibile per i valori di a n, è un possibile numero primo. Quindi p uguale minimo comune multiplo di a n per n, inteso come un numero naturale, per un qualsiasi numero, più m secondo. Sono i probabili numeri primi p maggiore di minimo comune multiplo di a n. M', detto in modo strano, sono un insieme di divisori fino ad un valore di minimo comune multiplo a n. M', invece, è dove non posso stabilire se n, inteso come un numero naturale, qualsiasi, è divisibile. Esempio, a n uguale 3. M' è uguale a 2, 3, 2 per 2, che sarebbe 4, 3 per 2, che sarebbe 6. M secondo è uguale a 1 e 5 su ogni multiplo di minimo comune multiplo di a n, che in questo caso è 6. Esempio sul 12, sul 18, sul 24 fino all'infinito. Allora, facciamo un esempio che come se n fosse 13. Quindi utilizzo questo modo utilizzando il 6, quindi n meno 6 uguale 7. Porto fino ad un valore inferiore a minimo comune multiplo di a n, quindi ancora 7 meno 6 uguale a 1. C è uguale a 1. 1 è un valore di m secondo, quindi 13 è un possibile numero primo.
Se volessi utilizzare il metodo parzialmente e in modo diverso, per non dover fare troppi calcoli, utilizzo l'unica costante che ho su ogni possibile m secondo, che è sempre il valore 1. Quindi p uguale a minimo comune multiplo di an più 1. Visto così, senza usare tutti gli m secondo, sembra un metodo un po' banale, ma man mano che aumento il valore di n, escludo sempre più divisori nelle posizioni di m secondo, aumentando la probabilità di trovare numeri primi su valori maggiori di minimo comune multiplo n. È possibile utilizzare anche i multipli di minimo comune multiplo di n, intesi come minimo comune multiplo di n per 2, minimo comune multiplo di n per 3, eccetera, più m primo. O semplicemente utilizzando più 1. Elimino i numeri divisibili per i divisori di n. Grazie per aver visualizzato questo video. Se vi interessa qualcosa di aggiuntivo, scrivete pure qui sui commenti e dopo vedremo di chiarire tutto, insomma. Grazie, arrivederci.